Ciao Davsim, continuiamo a parlare dell'unico mercato di cui ha senso parlare in questo momento, quello delle panchine, il valzer delle panchine e il mercato degli allenatori. E allora la mia vuole essere anche una provocazione, ma non solo, perché ci sono degli appigli, ci sono delle notizie, c'è un po' di sostanza dietro questa ipotesi, cioè non è una cosa completamente campata in aria che Allegri possa andare ad allenare l'Inter nella prossima stagione. A riferire questa cosa, tra gli altri, ma in particolare, è stato Bruno Longhi, un giornalista che tutti conosciamo, che sicuramente non si occupa di mercato 365 giorni l'anno, ma è un giornalista di lunghissimo corso, che quindi è nell'ambiente da tantissimo tempo. Questo non lo dico per, diciamo, automaticamente legittimare le sue parole e dire che sicuramente ha ragione, lo dico perché per completezza va detto, va specificata qual è la misura, diciamo, la grandezza di Bruno Longhi all'interno del mondo del calcio per quanto riguarda quindi le notizie e la conoscenza dei fatti e la vicinanza alle situazioni. Premesso questo, cosa ha detto Bruno Longhi? Bruno Longhi, intervistato, intervenuto su Radio Sportiva, ha detto che l'Inter non ha mai contattato Antonio Conte, quindi resta come unica squadra che sicuramente ha contattato Conte la Roma, che la Roma sembrerebbe essersi già praticamente conquistata in buona sostanza Conte. Questo in realtà Bruno Longhi non l'ha specificato, ma fondamentalmente lo possiamo dedurre, cioè è l'unica squadra che è su Conte, e appunto è la Roma, e come già ho avuto modo di dire, si sta aspettando il via libera della Juventus, che potrebbe arrivare in questi giorni. Ma soprattutto Bruno Longhi ha detto un'altra cosa, che l'Inter, l'unico nome praticamente che ha fatto come eventuale sostituto di Luciano Spalletti è quello di Massimiliano Allegri. L'Inter in particolare per bocca di Beppe Marotta. Sappiamo bene la stima reciproca tra Allegri e Marotta, che è stata confermata in più occasioni dallo stesso Allegri nel corso di questa stagione, ogni volta che gli è stato chiesto cosa pensi di Marotta all'Inter. E sappiamo come Marotta stimi sicuramente Allegri come allenatore. Il punto è capire se la panchina dell'Inter si libererà in particolare del peso di Luciano Spalletti. Peso in che senso? Nel senso che tutto questo che è successo nel corso di questi mesi con Icardi inevitabilmente deve portare la dirigenza dell'Inter a delle valutazioni serie. Si è già detto che difficilmente Spalletti lascerà l'Inter per una questione economica, perché lui e tutto il suo staff all'ordo, e tenendo conto non solo della prossima ma anche della successiva stagione, perché hanno altri 2 anni di contratto, costerebbe all'Inter 28 milioni di euro, cioè l'Inter dovrebbe sborsare ben 28 milioni di euro per potersi liberare anticipatamente di Luciano Spalletti e del suo staff. Un esborso che evidentemente l'Inter non vuole sostenere, perché si andrebbe poi a sommare all'ingaggio, allo stipendio del nuovo allenatore, che potrebbe quindi anche essere Massimiliano Allegri. Allegri quindi che lascia la Juventus trovando posto all'Inter. Sarebbe un'ipotesi che sbloccherebbe tante cose, perché come ho avuto modo di dirvi ieri, se Allegri non trova un'altra panchina è difficile per la Juventus liberarsene, perché anche per la Juventus è un problema eventualmente dover sopportare l'ingaggio di Allegri come per un'altra stagione in termini di buonuscita, perché vai praticamente a risolvere un contratto anticipatamente. Non so quanto è credibile questa ipotesi, ma soprattutto per quanto riguarda i 28 milioni, dicevo, di Spalletti e del suo staff, non è un'eventualità insuperabile, perché se Spalletti trova un'altra panchina, questi soldi l'Inter non deve spenderli e quindi sarebbe molto più facile arrivare alla conclusione di tutto. Cioè, in buona sostanza, se Spalletti trova un'altra panchina, non gli è dovuta la buonuscita, e la stessa cosa vale per Allegri, appunto. Se Allegri va, per ipotesi, all'Inter, la Juventus non deve dargli più nulla, lo paga fino alla scadenza del contratto, fino all'interruzione, diciamo, alla conclusione del contratto concordata, e tanti saluti. Cosa farebbe Allegri a quel punto all'Inter? Avremmo eventualmente modo di ragionarci. Intanto vorrei sapere da voi quanto credete a questa ipotesi, quanto la vedete verosimile, e quanto tempo dovremmo eventualmente aspettare per vedere una situazione del genere. Nel senso, è una cosa che può sbloccarsi a giorni, a settimane, o c'è bisogno ancora di qualche mese? Io credo che in ogni caso la situazione si sbloccherà a breve da parte della Juventus. Poi i ragionamenti che stanno facendo in casa Inter io onestamente non li conosco, forse li conoscono in pochi o nessuno. Fatto sta che è una cosa che va risolta a breve, soprattutto per quanto riguarda la Juventus, perché
Bisogna programmare seriamente la prossima stagione e comunque l'incontro tra Allegri e Agnelli è fissato in questa settimana. Quindi, per concludere, possiamo dire anche un'altra cosa, che Allegri all'Inter sarebbe da ridere, sarebbe veramente da ridere clamorosamente, non per, diciamo, quello che è il valore tecnico dell'allenatore Allegri e quello che potrebbe andare a fare all'Inter, per la quale situazione avrebbe carta bianca e potrebbe fare anche grandi cose, ma per quella che è la situazione attuale all'interno del tifo bianco. Nero, con gli allegriani schierati sempre più a sostegno del loro condottiero, senza riuscire a muovergli quasi mai neanche mezza critica, ed anzi infervorandosi, indignandosi per le critiche che vengono mosse ad Allegri, ritenute ingiustificate nonostante una stagione che è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo preso Cristiano Ronaldo e abbiamo fatto peggio dell'anno scorso, senza mai avere una squadra che giochi con ritmi adeguati, senza mai vedere una squadra in forma per tutta la stagione, con tantissimi infortuni che poi vengono utilizzati come scusa rispetto ad un gioco espresso che è stato assolutamente deludente, e soprattutto a livello di risultati. Sì, abbiamo stravinto lo scudetto con largo anticipo per mancanza di avversari credibili, ma siamo usciti anzitempo dalla Coppa Italia e dalla Champions siamo usciti uguale all'anno scorso. Con la differenza dell'anno scorso ci buttò fuori il grande Real Madrid di Cristiano Ronaldo, quest'anno ci ha buttato fuori un Ajax che all'inizio sembrava assolutamente un outsider, invece l'outsider ancora una volta siamo stati noi. Quindi, senza voler entrare ancora una volta in questioni di tifo, immaginate gli allegriani, se Allegri va all'Inter, che faccia fanno e cosa sono costretti a pensare e a dire. Lì veramente si vedrà chi veramente tifa, tiene alla Juventus e chi invece si è innamorato troppo di questo allenatore, che è sempre una cosa sbagliata, sia per quanto riguarda l'allenatore, sia per quanto riguarda i giocatori, perché allenatore e giocatori passano, quello che resta è questo qui, sono gli stemmi, i colori, la maglia, la Juventus come essenza anche, oltre che come entità, come squadra, come storia. E quindi essersi innamorati troppo di Allegri può portare qualcuno a trovarsi veramente destabilizzato nel caso in cui veramente Allegri andasse ad allenare l'Inter. A quel punto non so se assisteremmo a tifosi sedicenti juventini che inizierebbero a tifare Inter o a sostenere in qualche modo Allegri a distanza, oppure la situazione si normalizzerebbe ritornando un po' tutti serenamente a fare il tifo per la Juventus e non soltanto per qualche singolo. Vi ringrazio per la visione, ditemi la vostra, datemi le vostre considerazioni nei commenti qui sotto, anche sulla veridicità, verosimiglianza di questa ipotesi Allegri all'Inter, quanto ci credete. Mettete like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ed attivate la campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video che usciranno. Prima di chiudere il video, passate in descrizione dove trovate tutti i link per seguirmi sui miei vari social e soprattutto seguitemi su Instagram. A presto e sempre forza Juve!